diodo è un componente essenziale dell'elettronica moderna. La sua caratteristica principale è quella di far passare la corrente in una sola direzione. Sicuramente l'avete già utilizzato, ma sapete come funziona un diodo internamente? Ci sono dozzine di tipi di diodi, ma in questo video ci focalizzeremo solo su due tipi. Il primo che è stato inventato è il diodo a vuoto, mentre uno dei più utilizzati ad oggi è il diodo semiconduttore. Per capire bene come funziona il diodo a vuoto, dobbiamo prima tenere presente uno strano comportamento dei metalli. Questo fu scoperto da Frédéric Guthrie, che nel 1876, in uno dei suoi esperimenti, scoprì come una sfera sotto vuoto e con una carica negativa, se riscaldata, perde la sua carica. Oppositamente, se scaldiamo una sfera nelle stesse condizioni ma con una carica positiva, non si nota nessuna variazione. Questo comportamento è conosciuto oggi come emissione termoionica. È dovuta al fatto che a livello atomico gli elettroni sono caricati negativamente e possono muoversi. In questo caso particolare, quando vengono eccitati dal calore, si rilasciano dal materiale sotto forma di ione. Anni dopo, nel 1880, Thomas Edison, senza sapere del lavoro di Frédéric Guthrie, riscopre questo fenomeno mentre stava lavorando alla lampadina elettrica. Il problema che stava cercando di risolvere era che quando accendeva la lampadina, al suo interno il vetro iniziava a scurirsi. Provando differenti alternative, si rese conto che, inserendo all'interno un metallo caricato positivamente, il materiale si depositava solo su questo metallo e non più sul vetro. Con questa configurazione, il filamento che rilasciava elettroni venne chiamato catodo, mentre dall'altra parte il pezzo di metallo che riceveva elettroni venne chiamato anodo. In questa maniera, avendo un catodo e un anodo, l'assemblaggio è conosciuto come diodo. Però non fu Thomas Edison a reclamare questa invenzione, visto che per lui questo era solo un sistema per rimuovere lo sporco da dentro la lampadina. Infatti fu John Ambrose Fleming che utilizzò questa scoperta per le motivazioni per cui lo conosciamo oggi. Esso si accorse che integrando questo componente in un circuito, il diodo faceva passare la corrente solo in una direzione, rendendolo un componente utile per rettificare segnali alternati oppure come un dispositivo per regolare la corrente, dato che l'ammontare di carica che passava dall'anodo al catodo è direttamente relativa alla temperatura del sistema. Però abbiamo una serie di motivazioni per cui il diodo a vuoto fu rimpiazzato. Prima di tutto necessitava di energie per entrare in funzione. Tutto ciò comportava anche un determinato tempo per arrivare a regime e liberare gli elettroni. La sua dimensione era abbastanza grande, in più avere un dispositivo in vetro molto fragile non era la miglior cosa, oltre al fatto che la vita di una lampadina non è così lunga. Però con un diodo semiconduttore tutti questi problemi spariscono. Tutti. Infatti quest'ultimi sono piccoli, non richiedono energia extra, sono resistenti e hanno una vita molto lunga e soprattutto sono istantanei e non hanno bisogno di tempi per entrare in funzione. La maniera in cui funziona questo tipo di diodo è... esatto, utilizzando dei materiali semiconduttori. Questi sono materiali che funzionano come degli isolanti elettrici, ma in determinate condizioni sono in grado di funzionare come conduttori. Specificatamente i diodi semiconduttori usano due semiconduttori che, nonostante siano composti dello stesso materiale, come ad esempio il silicio, da una parte il semiconduttore avrà un eccesso di elettroni liberi e per questa ragione è conosciuto come N, che sta per negativo, mentre dall'altra parte avremo un semiconduttore con alcune lacune e meno elettroni. Per questa ragione viene detto P, come positivo. Mettendo questi due semiconduttori uniti, non accade nulla. Però se colleghiamo il polo positivo di una batteria al semiconduttore N, non succede niente neanche adesso, perché gli elettroni cercano di muoversi in direzione del terminale positivo. Per questa ragione non ci sarà un flusso di corrente che passa attraverso il diodo. Però, se invertiamo la connessione della batteria, gli elettroni sono liberi di muoversi nella direzione opposta e cercheranno di andare dalla parte P del semiconduttore, finché non raggiungeranno l'altra parte del cavo. In teoria, solo con questi componenti il nostro diodo funziona, però per avere un prodotto realmente funzionale viene aggiunto uno strato di materiale isolante per evitare dei contatti non desiderati.
oltre a una copertura esterna più spessa e resistente che lo protegge dai danni meccanici. Attualmente ci sono vari tipi di diodi da utilizzare in differenti situazioni. Quello che conosciamo tutti è il diodo ad emissione luminosa, i LED, che sta per Light Emitting Diode, ma di questo ne parleremo in un prossimo capitolo. Potrete trovare i miei contenuti su Facebook e Instagram, e se volete qualche video specifico, vi basta lasciarmelo scritto qui sotto nei commenti. È tutto per ora, ci vediamo alla prossima!